la nostra mascotte, è la mia figlia femmina. Forse il campeggio è stato fatto un po' anche per lei. Penso che chi arriva nuovo, che non ha mai visto il Monte Bianco, si incantano. Non capivo molto bene il suo inglese, e in effetti gli ho chiesto da dove provenisse e mi ha detto dall'Oceania, e devo dire che sono rimasta stupefatta e anche un po' orgogliosa. Ho detto vabbè. Dall'Africa del Sud, secondo me. Ti sono molto bene, sì. Sono arrivata qua perché ero stufa della città. Sono nato a Courmayeur nel 46. Ho fatto gli scuole tutti qui a Courmayeur. La mia vita precedente a quella di Courmayeur l'ho fatta alla Salle. Courmayeur, sono arrivata la prima volta in valle e mi sono innamorata. Trovo che anche chi cresce a Courmayeur abbia bisogno di fare delle esperienze altrove per poi poter scegliere di tornare, o scelto di tornare a Courmayeur. Ci sono due valli che si guardano, e una più bella dell'altra. Una un po' più selvaggia e l'altra un po' più amabile. La Val Venis è una valle molto selvaggia in un posto molto pettinato come Courmayeur, quindi è un angolo diverso. Che ci sia qualcosa di speciale, sicuro. Dire cosa non lo so. Dal profumo del fieno, dai fiori nel periodo estivo, dall'aria che abbiamo, insomma. Io che arrivo dalla città e che patisco il chiuso, il muro, qua ho l'opportunità di avere lo spazio, l'aria. Sono Fiorella, gestisco un agriturismo a Plangorré, io lo faccio a Courmayeur. Sono Marta, sono ristoratrice al Pré de Pascal, io lo faccio a Courmayeur. Sono Ivana, della libreria Buona Stampa, io lo faccio a Courmayeur. Io sono Eleonora, lei è Lana, insieme gestiamo Lobo Camping, e io lo faccio a Courmayeur. Sono Sergio Romeaz, albergatore di Courmayeur. Io lo faccio a Courmayeur. Lo dico anche un patois. Mezzo lo fu a Courmayeur.